Vediamo nel dettaglio cosa avviene quando si verifica un sisma. Nel punto in cui avviene la frattura, il cosiddetto ipocentro, c'è il massimo della liberazione dell'energia, quella stessa che era stata accumulata elasticamente dalle masse rocciose, durante il loro spostamento. L'energia viene liberata con delle onde che si propagano in maniera sferica, qui ovviamente il disegno è bidimensionale, però dovete immaginare che questi cerchi rappresentano superfici di sfere. Man mano che si allontana dall'ipocentro, diciamo, la sollecitazione diminuisce grandemente. Questa è la ragione per cui normalmente i terremoti che hanno degli ipocentri più superficiali sono più devastanti, anche se sono, diciamo, se il loro effetto è più concentrato, mentre quelli che sono più profondi, quasi sempre, ma non è una regola, sono un po' meno devastanti, però gli effetti si sentono su una superficie più estesa. La verticale del punto, la verticale dell'ipocentro si chiama epicentro, che è il punto appunto dove si verifica il massimo della devastazione. Ma vediamo più nel dettaglio come si propagano queste onde, che sono onde di carattere meccanico, e si è scoperto che effettivamente le onde si dividono innanzitutto in onde interne, le onde P e le onde S, e onde superficiali. La differenza è che le onde interne si originano direttamente dall'ipocentro e arrivano in superficie con modalità diverse. Quando esse arrivano in superficie, danno origine a queste onde superficiali, appunto, che si propagano invece dall'epicentro. Le onde interne possono essere onde di compressione, dette anche primarie, perché sono le prime ad arrivare. Viaggiano ad una velocità che varia da terreno a terreno, a seconda di come sono fatti i materiali, ma è che mediamente doppia rispetto alle onde secondarie, le quali invece sono chiamate longitudinali, chiedo scusa, trasversali. Le onde longitudinali sono dette così perché il senso di oscillazione delle particelle, guardate questo quadratino che rappresenta la deformazione che subisce la singola cella, dicevo, il senso di oscillazione delle particelle è lo stesso, coincide con la direzione di propagazione dell'onda. È un po' come martellare un oggetto e vedere appunto che questa onda si propaga lungo la direzione della sollecitazione. Le onde trasversali invece hanno quest'altro effetto: la variazione del volume della singola cella non c'è, mentre qui c'è, varia invece la sua forma, perché le particelle in questo momento vibrano trasversalmente, ortogonalmente rispetto alla direzione di propagazione dell'onda. E c'è un'altra grande differenza fra queste due onde, che le prime si trasmettono sia nei solidi che nei fluidi, le seconde invece soltanto nei solidi e non nei fluidi. Questo è importantissimo per comprendere poi gli studi relativi alla struttura interna del pianeta. Nel momento in cui arrivano le onde primarie sull'epicentro, c'è un certo lasso di tempo prima che arrivino le secondarie, e questo ha importanza per lo studio dei terremoti. Le onde di superficie, che molto spesso sono addirittura le più devastanti di tutte, sono anche le più lente di tutte e possono determinare o un'oscillazione di tipo rotatorio dei materiali o un'oscillazione di tipo ondulatorio. Spesso sono anche quelle che determinano la maggior parte dei danni e tra le altre cose hanno la possibilità di spostarsi, cioè di percorrere la superficie del nostro pianeta anche diverse volte prima di esaurirsi. Il sismografo è un oggetto che, diciamo, uno strumento, scusate, non un oggetto, che serve per misurare le oscillazioni del terreno ed è essenzialmente, schematicamente, costituito in questa maniera. C'è un materiale, un grave particolarmente pesante, che viene tenuto incernierato ma sospeso in maniera tale che possa essere considerato praticamente fermo quando la base dello strumento invece oscilla a seguito di una scossa. Per cui dovete immaginare che questa oscillazione, in questo caso sussultore, dal basso verso l'alto e viceversa, fa muovere tutto lo strumento, compreso il rullo di carta, ma questo grave, questo oggetto molto pesante su cui è montato il pennino, rimane fermo. La stessa cosa vale se si vogliono misurare le onde di tipo ondulatorio, in questo caso l'oggetto è fermo mentre tutto lo strumento si muove. Normalmente nelle stazioni sismologiche ci sono come minimo tre di questi sismografi, uno di questo tipo che serve per le onde di tipo sussultorio e due messi tra loro ortogonalmente per misurare le onde di tipo oscillatorio. Il risultato è che su questo pezzo di carta, che continuamente ruota, si misura l'oscillazione del pennino. In realtà è la carta che si muove e il pennino che sta fermo.
come effetto finale si ottiene appunto la carta della scossa. Qui vediamo la prima parte dove non c'è alcun tipo di movimento del terreno, poi arrivano le onde primarie. Quando arrivano le onde secondarie, la linea, il profilo del grafico cambia clamorosamente e poi cambia una terza volta quando si sviluppano anche le onde di superficie. In particolare è interessante questa differenza di tempo, siccome le onde primarie sono molto più veloci e arrivano prima, le onde secondarie arrivano dopo. È un po' come quando noi a distanza vediamo un lampo di notte e poi sentiamo il suono, possiamo stimare quanto questo temporale è lontano da noi in base a quanto tempo è necessario perché ci arrivi il tuono. Sappiamo che la velocità della luce è di circa 300.000 km al secondo, le onde sonore invece dell'aria viaggiano a circa 300 metri al secondo, per cui possiamo dire che la luce ci arriva nello stesso momento in cui il lampo si sviluppa, mentre ogni secondo che passa il suono si sposta di 300 metri. Ora, da questo principio si scaturisce poi lo studio di questi sismogrammi che servono per determinare quanto la stazione che ha registrato la scossa sia distante dall'epicentro. Queste linee curve che vedete, che indicano l'arrivo delle onde primarie e delle onde secondarie in funzione della distanza dall'epicentro, sono tipiche di ogni stazione, cioè non sono universali, perché la velocità delle onde, sia primarie che secondarie, dipende dalla natura dei terreni. Però, una volta che la stazione sismologica ha studiato approfonditamente i terreni, può tracciare questi grafici in una maniera abbastanza attendibile. Quando l'onda secondaria arriva e si sa che sono passati, come avete visto nel caso precedente, 5 minuti fra le onde primarie e le onde secondarie, si studia sul sismogramma esattamente qual è questo intervallo che corrisponde alla lunghezza di 5 minuti di tempo. Qui vedete in ordinata ci sta il tempo intercorso fra le due scosse. Dopodiché la verticale del punto ci dà la distanza in chilometri dall'epicentro. E così abbiamo scoperto quanto è distante l'epicentro dalla stazione in cui ci troviamo, la stazione che stiamo studiando, ma questo non ci dice dove si trova l'epicentro. Per poterlo scoprire è necessario combinare i dati di almeno tre stazioni, ciascuna delle quali misura la propria distanza in una sorta di circonferenza, per cui chi sta nella stazione B può affermare che l'epicentro si troverà ad una distanza di circa 5.600 km, però non sa lungo questa circonferenza quale sia il punto esatto. Mettendo a confronto i dati di una seconda stazione, questa che si trova qui, la C, abbiamo l'intersezione delle due curve, quella verde e quella gialla, che ci identificano due punti. E soltanto con la terza stazione possiamo individuare qual è il punto dove si è verificato non dove si è verificato il terremoto, diciamo dove si è manifestato in maniera più intensa il terremoto, vale a dire l'epicentro del nostro evento.